sto bene, ieri mi sono allenato, oggi penso di allenarmi con la squadra, fare tutto, quasi tutto, vediamo dopo. Niente, farò di tutto per stare a disposizione per la partita del sabato. Senti, sulla difesa del Catania si è parlato molto sia del mercato che dopo. Com'è la situazione? Ad esempio a Genova avete fatto degli errori, poi sono arrivati tre gol, tu non c'eri, a Novara, però in casa riuscite a tenere bene. Qual è la vera difesa del Catania? No, penso che noi dobbiamo migliorare, sicuro, però ci sono partite e partite. Penso che con Genova abbiamo fatto una brutta partita in generale, ma soprattutto in difesa. E dopo abbiamo fatto delle grandi partite con Siena, con Cesena, con la Juve che ha un bel attacco e noi siamo riusciti a stare bene. Penso che dobbiamo cercare l'equilibrio tra una partita e l'altra. Penso che noi siamo una squadra dentro e una fuori, eppure siamo una difesa dentro e una difesa fuori. Dobbiamo cercare l'equilibrio e cominciare a migliorare e a cercare di essere una squadra stessa in trasferta che quando giochiamo qua a Catania. Chiedo se ti aspettavi le squadre del lucido che hai visto negli anni precedenti, in cui ero un po' diciamo deluso. Ti chiedo il giudizio su di lui. Su Belucci? Sì. No, penso che lui è un gran giocatore, purtroppo per lui ha avuto tanti infortuni e non è riuscito a giocare con continuità. E ora lo sta facendo bene, penso che per noi è importante perché ci dà una mano, una grossa mano. Con l'Inter, che partire dagli aspetti, loro sono in una situazione di classifica sì, assolutamente sì. Al di là della situazione in classifica, penso che loro sono una grande squadra, tutti lo sappiamo, quello dobbiamo cercare di sfruttare ogni punto debole di loro e cercare di noi fare la nostra partita. Penso che noi a Catania sempre abbiamo fatto bene, giocando con grandi squadre, penso che sabato se riusciamo a fare tutto quello che ci proveremo questa settimana, se può mettere l'Inter in difficoltà. Il campo ha detto che finora la mia coppia difensiva dei centrali è Bellucci Spalletti. Hai avuto comunque modo di confrontarti con lei Ottai grazie alla sua esperienza in questo periodo? No, penso che Nicola è un'esperienza importante. Come ho detto di Bellucci, lo dico di lui, ci può dare una grossa mano a tutti. Niente, Nicola è un giocatore che ha esperienza, che parla tanto dentro lo spogliatoio, per noi è importante. Dopo sicuramente noi tre dobbiamo lavorare per giocare, dopo la scelta della fermista. Però penso che stiamo bene, al di là di qualche infortunio che ho avuto io, ha avuto Nicola, penso che siamo in tre o in quattro, si può aggiungere Alessandro, Giovanni. Penso che dobbiamo complementarci e stare sul peso, lavorare e cercare di mettere in difficoltà il mister. Dopo lui sicuramente farà la sua scelta e farà quello che lui pensa che è migliore per la squadra. Non so se abbiamo fatto una domanda, che se sono arrivati in Italia. A Genova, sì, è successo e miglioramento della partita successiva. No, a Genova abbiamo fatto una brutta partita, quello è sicuro. No, non ci sono dubbi, uno quando c'è una brutta partita lo sa, senza non è bisogno di guardare neanche la TV, uno sa quando fa male. Niente, abbiamo lavorato in settimana. Io particolarmente sono uno che guardo sempre in avanti e dopo abbiamo fatto una bella prestazione con l'aiuto. Con il Novara comunque la squadra ha fatto bene e dobbiamo guardare in avanti. Penso che ora abbiamo un calendario difficile, ma noi con questa squadra penso che Catania sicuramente non ho dubbio di che ci farà. E Antoine ha fatto questo pure? Come?
di annullarti hanno chiesto pure, cioè, ma anche ieri con la Rosentina è stato un piccolo problema, ma è stato un periodo tuo quando dovresti conoscere meglio degli altri. No, lui è un bravo portiere, non è che un giocatore gioca nazionale per caso. Se gioca nazionale vuol dire qualcosa. Niente, ha sbagliato per quello che ho visto io, mi sembrava un po' fallo dell'attaccante, non è che l'ho visto bene, l'ho visto su internet, quindi non si vedeva pulita l'immagine. Quindi niente, si sa che il giocatore può commettere errori, uno deve guardare in avanti, deve cercare di imparare da quegli errori che uno fa. Penso che quello è lo più importante, imparare da quello che uno ha fatto male, quindi dopo cercarlo di non farlo più. Abbiamo visto il Catania con il 3-5-2, un modulo che comunque non ha totalmente deluso, anzi, su tutt'altro che sono in trasferta. Tu che però sei sempre stato impiegato in un modulo a 4 in difesa, come vedi la prospettiva di poter essere impiegato in un 3-5-2 o comunque con qualche modulo 3? Bene, penso che quello che ho visto la squadra ha fatto bene, al di là di che abbiamo preso 3 gol, che si può dire che la difesa ha preso 3 gol, penso che non abbiamo concesso tanto a loro, penso che abbiamo, nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, il modulo non mi dispiace, io non ho problema neanche di giocare a difesa 3 perché già l'ho fatto in Argentina, quindi quello è la scelta che deve fare il mister. Uno deve essere a disposizione e cercare di dare il massimo nel 3-5-2, nel 4-4-2, nel 4-3-3. Al di là della tattica, penso che per vincere o perdere una partita ci vuole pure di tante cose. C'è un attaccante che vorresti lavorare in Inter sabato prossimo? Penso che l'Inter ha un attacco importante. Forlan, Milito, Pazzini, Zárate, ci sono giocatori che veramente sono di un alto livello. Però noi pensiamo a Catania, pensiamo a fare la nostra partita e non pensiamo tanto sul loro attacco. Noi sappiamo che se siamo concentrati, se facciamo una partita come abbiamo fatto con la Juve, penso che abbiamo possibilità di fare un bel risultato. Più pericoloso sui 4 o quale sei? Più pericoloso, tutti e 4 sono pericolosi, no? Non è che possa essere uno e tenere un altro, ma oggi penso che Pazzini può essere un giocatore pericoloso perché sta in un livello buono, sta giocando, però Milito bravo, Forlan pure, Zárate già lo conosco, è uno che punta, che non si stanca mai, niente. Penso che dobbiamo pensare noi, perché se pensiamo troppo nella loro squadra non è buono. Se ne è parlato molto la settimana scorsa dopo quello che è successo in Inter-Napoli, cioè lamentele dell'Inter sull'arbitraggio e tanti si chiedono potrebbe pagare Catania, voi ne parlate anche allo sport? No, veramente no, non abbiamo parlato di quello. Io solo dico che noi giocatori di Catania cercheremo di giocare, di fare tutto bene senza condizionare l'arbitraggio. Quindi sicuramente la partita di Napoli-Inter l'ho visto, si hanno detto tante cose, ma noi pensiamo a giocare e senza condizionare, né di essere condizionati per l'arbitraggio. Adesso non ricordo esattamente in Italia come siamo combinati, ma alla fine l'anno scorso era l'Intercatania era sempre in derby argentino, no? Sì. Lo vivete ancora, lo vivete in questa maniera oppure non ci pensate, che c'è una ripetizione di voi? No, pensiamo che l'Inter è una big e la vogliamo battere. Ci sono argentini, brasiliani, tanti giocatori, noi pensiamo a Catania e vogliamo fare una bella partita e fare una bella